Buongiorno e buon caffè. Eh sì, la terrazza è questa. Questa è la terrazza che oramai da 25 anni si trasforma durante l'estate per diventare occasione di ritrovo per uomini soli, perché quando è nata. Perché quando è nata, mettiamoci la faccia, era proprio questo. 25 anni fa c'erano i mariti a casa da soli, le mogli andavano con i bambini al mare, in vacanza, da qualche parte, dai nonni, dove si poteva, e la terrazza cominciava a giugno, quindi quando cominciavano i caldi e si partiva. E quindi su questa terrazza, 25 anni, una media di 6 cene all'anno, vuol dire circa 150, 2000 comperti sono stati serviti, potremmo dire così, 2000 commensali si sono scambiati, ovviamente non 2000 diversi, ma comunque 2000 persone di cui sono passate. E questo ci dice dell'importanza di fare gruppo, ci dice dell'importanza di stare insieme, ci dice dell'importanza di trovare in qualche modo un luogo protetto, un luogo appartato per poter parlare. Del resto, se pensiamo a The Eagle and the Bird, chiedo scusa, The Eagle and the Baby, il famoso pub, se ricordo bene il nome è questo, Eagle and Child, per cui diventava The Bird and the Baby, chiedo scusa, il famoso pub dove si trovavano gli Inklings nell'Inghilterra del romanticismo, nell'Inghilterra di Tolkien, Lewis, Williams e tutti gli altri, si capisce bene questo desiderio di crearsi un caminetto intorno al quale a parlare. Ma a parlare di che? Un amico dice di non voler venire in terrazza perché poi sa come vanno a finire queste cose, si finisce a parlare di donne, niente di più sbagliato. Qui al massimo si finisce per parlare del Papa, si finisce per parlare di valori, si finisce per parlare di teologia. Ci sono discussioni che vanno sì dal calcio alla teologia, che il calcio lo prendono in esame, ma parlano anche di tutt'altro. Ma non dico questo per citare chissà quale magnificenza della terrazza, no, semplicemente per dire che se c'è l'ambiente giusto, le persone giuste, qualunque persona può salire di un livello. Quel Paulo Maiora Canamus virgiliano sta dentro di noi. Bisogna creare il contesto. Che cosa facciamo noi per creare questo contesto? Che cosa facciamo noi per uscire dai peggiori bar di Caracas e andare a sederci nei migliori pub di Oxford? Buongiorno e buon caffè.